Poi ci tornai su Rust, è passato veramente un casino dall'ultima volta che ci siamo entrati in gioco. E nulla, stamattina mentre stavo editando, praticamente c'ho sempre Discord aperto, no? E nulla, tra tante virgolette, per colpa di Maya, mi è venuto veramente un casino di voglia di provare a fare uno start, quindi vediamo un attimo. Allora, praticamente la mappa è startata circa 6 giorni fa, quindi lascia immaginare, siamo un po' indietro rispetto comunque alle altre persone che hanno startato. Il server è vanilla, quindi la raccolta è per uno. Probabilmente non ci faremo una base gigantissima perché altrimenti mantenerla è un casino. Però comunque vediamo un attimo che si riesce a fare. Come prima cosa, direi di fare una tappa all'avamposto. La zona innevata mi ispira un po' di più. Però è anche un po' un casino. Un tizio? Sì. Vabbè che non ci abbiamo niente, pure se ci kill non è la fine del mondo, ecco. Però pure questa zona qui, impianto di trattamento dell'acqua, gas station. Il problema è che la tessera verde come si fa? Come si fa? Cavolo. Questo purtroppo è la cosa negativa delle mappe giganti. Tocca vedere un attimo. Quasi quasi però un giro al faro. Ci potrebbe stare, nel senso, è vicinissimo. Vediamo un attimino. Almeno se riusciamo a prendere la verde. Ce la teniamo da parte. Meglio da nulla. Vorrei andare a buildare sulla neve. Il problema è che è un po' un casino, nel senso. Perché per esempio qui c'è la centrale elettrica e la gas station. Però per fa blu in realtà c'è la parabola. Ci potrebbe anche stare. Il problema è arrivarci perché veramente non ci credo. Cavolo. Ecco, questa non ci voleva. Va bene che non ci abbiamo un cavolo, nel senso, però. Ma scusa, non te la può magnà, cavolo. Ma perché stiamo in acqua probabilmente. Quelli fatti su e no, eh. Ciao amico. Ok. Audio da censurare. Grazie mille. What? Ma ci hanno tipo sparato? Può essere. Non ci credo, c'è uno che sta buildando, non ci abbiamo nemmeno la lancia. Cavolo. Vediamo se la riesco a fare un attimo al volo. Ne dubito, però. Vedete che sta lì davanti il tizio. Dovrei farlo almeno in pietra la lancia, perché altrimenti fa un cavolo di danno, tipo. Vediamo un po' quanto ci metto per farla in pietra. 10 secondi. No! Grande così. Cavolo, però spacca qui ci vuole una vita, tipo. Non è che ha lasciato la porta aperta. No, cavolo. Non credo abbia nulla, sinceramente, però. No, cavolo, raga, ha bloccato l'armadio. Peccato. Vabbè. Ma niente. Almeno ci abbiamo recuperato il piccone, che comunque. Meglio da nulla. Ecco, non abbiamo un cavolo di vita. C'è il cinghialozzo lì, ma. Ci kill secondo voi? No, c'ho troppa poca vita, dai, non si può fare. Un po' di stoffa. Cinghiale fatti i fatti tuoi. Allora, avamposto, avamposto, cavolo di là. C'è un cinghiale lì in mezzo alla strada. Lo vorrei un attimino recuperare, no? Almeno si fa un po' di pelle.
Gli è successo qualcosa di strano a sto cinghiale, palesemente. Non so come la vedete voi, ma secondo me sì. Per favore, niente lupi. Allora, il metto addosso, vestitino e basta, non si può fare altro. Ma come che non ci sono radiazioni? Strano. Ecco, già ora stiamo un attimo meglio. No! Sto cavolo di Luke. Non ci credo. Quel cavolo di Luke ci stava a fare la festa. Toccando all'avamposto il prima possibile che ci serve un po' di stoffa che stiamo messi non male di più. No, c'è un tizio. Un tizio tra l'altro anche armato. Non so car. Quello non c'ha nulla. Ma la lancia tipo che fine ha fatto? Ah no, ce l'abbiamo, dai. Sono abbastanza sicuro di averlo preso in testa, ma considerando che ancora camminava, mi sa da no. Di là c'è andato il tizio armato, quindi. No. Per favore, fateci andare soltanto all'avamposto, cioè. Per favore, veramente. C'è anche l'airdrop. Fantastico. Ora ce va tutta la gente e ci becchiamo qualcuno davanti armato e ci va la festa. La cassetta però la vorrei. Batteria grande in realtà. Ci starebbe un botto riciclarla. Anche perché Vanilla per fare tutti i rottami per sbloccarla. Diciamo ci vuole un po'. E se possiamo evitare sarebbe fantastico. Metallo per il momento non ci interessa. Dovrei recuperare qualche altra cosa da riciclare. Anche se gira con tipo, non lo so, 28 di vita, insomma, non è proprio il massimo, ecco. Abbiamo pure un po' di kit da cucito e anche il banco di miscelazione che in realtà pure quello lì ci tornerebbe utile. No raga, ditemi che stoppa quella. Questa è buona da farci il clone. Mamma mia, non ci credo. Che sfiga. Cavolo. Raga, avevamo fatto cose con la lancia, non è giusto. Siamo stati sniperati da un tizio col Bolt. Tanto c'è sta anche che non ci venga a lutta. È quella la cosa incredibile. Provo a mettere il ping sopra, tipo. Ma è uno che dorme lì, no? Quanto stiamo lontani? Mamma mia, un casino. E niente, raga, però ci provo, perché in realtà se stava camperato sopra la torre, c'è sta anche che non scende. In realtà. Poi praticamente il clone, quello lì per la stoffa, con 2G e 2Y cresce più veloce e veda più stoffa. Quindi in realtà ci sarebbe un botto magari riuscirlo, diciamo, tra tante virgolette, a tenere da parte. E poi a un certo punto, ecco pure questo è buono. E poi a un certo punto, se possiamo fare, diciamo, no, per favore no, lasciamo stare, non mi ha visto. Please, I have nothing. Ok, thank you so much. Ma quello c'ha le galline in casa, raga. Avete sentito? Ma che cavolo? What? Ok. Cose strane. A parte questo, mi piacerebbe provare a ritornare al corpo. Ah, vedo veramente brutta come situazione. Mamma mia, quello sta lagga come non so cosa. Tra l'altro che cavolo di base gigante si è fatto.
Sarebbe bellissimo, tipo se qua c'è rimasto qualcosa, ma... What? Aspettate un attimo, ragazzi, qua si è fatto jackpot, forse. Non ne sono sicuro. No, orso, vedi dove deve andare. Cavolo, raga. Almeno ci abbiamo, come dire, Marco, che già rispetto a come stavamo messi prima è meglio di niente. Poi tipo una quantità di stoff assurdo. No, un tizio! È sceso? Certo che magari fa un paio di vestiti può essere un'idea. Allora, abbigliamento. Fai un attimo un po' di vestiti al volo. Speravo ci avesse qualche arma quella, la verità, però... Purtroppo no. Però c'era una quantità di stoffa esagerata. Considerando che non abbiamo una casa, né, diciamo, quattro mura... È meraviglioso. Ma converrebbe quasi nasconderla sta stoffa, la verità. Cioè, è proprio assurdo. Cioè, comunque è tipo 1000. Vabbè, che comunque finisce subito, però insomma. Allora, se ci killano ora, ci rosico veramente. No, c'è un tizio. La cosa triste, l'avevo purittato una volta. Quel cavallo ci poteva essere veramente utile. Cioè proprio cammina in campo aperto così, però insomma, un po' ma la circo. E la serie è, please, sto a camminare così, faccio il bersaglio mobile. Mannaccia, oh. Ci ho ripensato, ci andiamo all'avamposto direttamente, non devi sapere niente del loot. Se c'è, se non c'è, va bene così. C'è anche l'NPC, non ci credo. Mannaccia, e basta. Guarda quello. C'è sta sparata, non sa quanti chilometri, questo va a finire pure, ci piglia. Per fattore, diciamo, far... Fortuna. Sto un attimo a panicare, non so se si è notato, però decisamente sì. Wey mam, e basta, dateci tregua. Me lo fai lasciare da qualche parte a un certo punto. Il tizio ce l'ha lasciato lì, cavolo. No, c'è uno là sopra. No, per favore, no. No, niente, stavo scherzando, un cervo. Mi ha preso un colpo per niente. Lasciamo stare. Allora, jackhammer, tanta roba, nel senso... Si può utilizzare per farma qualcosino. All'avamposto ci siamo arrivati. Il problema è che non abbiamo niente da riciclare. Quindi, ottimo fino a un certo punto. Tipo, allora toccherebbe un attimino capire dove andare a buildare. Perché anche tipo da sta zona qui non è che proprio mi dispiace. Sta zona tipo deserta eviterei. Sinceramente. Però anche vicino all'avamposto minerario non è male, perché comunque per riciclare è comodo. Oppure comunque sta zona tipo qui c'è il binario doppio, quindi spawna il treno. L'impianto di trattamento dell'acqua per quanto riguarda le gas non è per niente male. Però stesso discorso, anche qua N20 non è male, perché abbiamo la gas station e l'impianto di trattamento dell'acqua. Quindi in realtà vorrei provati con lì. Qua c'è palesemente qualcosa di sbagliato.
Vorrei recuperare un po' di legno però prima di andare, no? Perché almeno così. Sì. Ed è un grande sì. Riusciamo ad arrivare lì senza problemi. Insomma, almeno si può buttare giù la base subito, subito. Anche se potrei fare anche tipo il letto con la cassetta nascosta. Almeno così stiamo vicini. Ci lascio tipo jackhammer, le corde, la stoppa. La scala, no, anzi questo qui mi serve di più. Ok, se non incontriamo nessuno per i prossimi 2 minuti sarebbe tipo bellissimo. Fammi lasciare un altro letto, va, che non è che sono proprio fortunato, ecco. Non si può nemmeno lasciare. Qua ce lo fa lasciare. Cavolo, troppo vicino. Sì, ma a un certo punto per favore lasciamolo pure. Mannaggia, non ce la posso mai fare. No, però non ce la posso fare così. Serio. Raga, ho fatto un volo da atletica, non ci avete idea. Cioè, veramente. Mamma mia. Allora, con calma. Ce la possiamo fare. Spero. Questa zona è meno montuosa di quello che mi aspettavo, però. N20 è tipo da là. Già, come fai a lasciare sto cavolo di sacco a pelo, mannaccia. Oh. Qua c'è la stazione del gas, non si può. Il tizio li ha buildato, quindi in teoria pure noi possiamo. Certo che qua è proprio tutto aperto. Peccato che c'è quello che ha la casetta in legno lì che dà fastidio. Allora, lasciamo il letto qui. La cassetta la lascio tipo qua. Secondo me, ma ricordo l'ho lasciato. Poi ci credo. Cavolo, quante caspita di casa però qua, eh. Cerchiamo un attimo di fare un po' di legno. Metallo ce n'abbiamo, non abbastanza. Allora comincio a fare un attimo il piano di costruzione. Anche il codlock. Allora, dov'è più pianeggiante? Tipo qui? Insomma, di che è pianeggiante qua è un po' un paroluno, però. Vabbè che non voglio fare una base gigante, però, insomma. Allora, tipo così. Ok, perché non me lo fai piazzare? Cavolo, armadi, mi sono dimenticato. La cosa più importante. Se ce lo crafti anche in giornata, prima che arriva qualcuno, è tipo meraviglioso. Poi gioco, fai tu. Cioè, come preferisci. Allora, per favore, mettilo bene. Fuori. E niente, ora buttiamo giù un po' d'alberi. Poi ce ne andiamo all'impianto dell'acqua. E vediamo un attimo se riusciamo a recuperare qualcosino. Cioè, però gira con due frecce, veramente. Vabbè. Troppo. Tizio col cavallo.
Probabilmente è andata alla gas station. Gira con due frecce, è proprio... Wow. Beh. Però vediamo un attimo. Credo sia andata alla gas station. C'è sta anche che ha proseguito dritto. Non ci credo, gli ho sparato tipo di tutto, raga. Due frecce, un colpo di sparagliata ancora camminava. Non ci credo. Trovato una pistoletta. Ma che cavolo. Dai, che fregatura. Raga, ci bastava una freccia in più. Una freccia in più, non ci credo. Cioè, veramente. Provo a vedere se trovo un sasso. Ragazzi, è rimasto a 3,6 di vita il tizio. Non penso che tipo ci ha lasciato le penne, però. Vediamo un attimo. Cioè, 3,6 ci sta pure che magari. C'è rimasto, no? Oh cavolo, balestra. La sa proprio di no. Non so se mi conviene prendere la cassetta e spostare la roba in base. Oppure andare prima a fare un giro all'impianto di trattamento dell'acqua per vedere magari se riusciamo a recuperare qualcosa, no? Chiudi un attimo. Allora. La facciamo a fare tipo il macete? Per fortuna comunque in sta zona stoffa spawna abbastanza veloce, tutto sommato. Ecco, anche a zipline però. Per fare un po' di rottami. Sapete che forse non è male. E questo praticamente ci porta direttamente all'avamposto, non so. Non è che ne sono proprio sicuro. Peccato che la cassetta quella buona non ci sta. Quella degli attrezzi, no? No, questo ci porta a gas station. E comunque. Almeno per riciclare un pochettino. Non ci credo che quello è sopravvissuto con 3,6 di vita. Veramente folle come cosa. Anche se in realtà ci servirebbe un'arma un po' di pietra. Più che altro. Però vorrei anche andare a vedere all'impianto dell'acqua dove c'è il garage. Che lì praticamente c'è un casino di gas che ci spawnano, quindi... Se abbiamo fortuna, in una di quelle casse possiamo anche trovare qualcosina d'utile, no? Allora, lascia tutto. Questi ci riportiamo che si riciclano. Questo si lascia, questo ce lo teniamo. Adesso non ci serve. E va bene così. L'unico problema di questa zona, diciamo che ha pietra. Che fondamentalmente non è che ce n'è proprio tanto, anzi, non ce n'è proprio. Per quello che diciamo sulla neve è un pochettino meglio, perché comunque lì, per quanto riguarda lo zolfo, la pietra, il metallo, si trova abbastanza facilmente, no? Anzi. Diciamo che ne spawna veramente un casino. Qua c'è una cassettina. La faccio con le radiazioni, no? Aia. Mamma quante. Però se ci sono quelle casse lì, in teoria, ci sono anche queste qua dentro. No?
Almeno spero. Purtroppo casse militari zero. Vabbè. Batteria. Mi piacerebbe capire dove è il tizio, ma non ne ho veramente idea. Avevo sentito qualcuno camminare. Ecco, quelli lì pure. Ci sta a pigliarli. Che poi quando mettiamo la vending, li possiamo scambiare. Peraltro. Sempre se li comprano. Guarda, adesso medikit me lo tiro, tanto. Anche se uno ci sta a riciclarlo. Che ci dovrebbe dare le siringhe, no? Credo. In teoria sì. O comunque almeno uno. Ma capì, avevo sentito passi, ma non so veramente questo dove è andato. In teoria qui no. Perché nel senso, altrimenti avrebbe preso il carburante, no? Allora, questo si ricicla, questo anche, questi pure. E anche sta roba qui. La batteria la voglio tenere perché in realtà ci sta magari invece che consumare 10 miliardi di legno, poi a un certo punto devo fare l'impianto elettrico per le fornaci, no? Facciamoci anche la porta di metallo, già che ci siamo. Come torniamo ce la mettiamo, no? Anche se mi preoccupa la pietra, perché veramente non ce n'è un cavolo qua attorno. Purtroppo. Vabbè, guarda, sta lama metallica, fa niente. Fatti 100 rottami, 110. 1-1 per 2, però qua ci sta comunque. Ma per il semplice fatto che per farmare rottami l'impianto di trattamento dell'acqua non è per niente male, nel senso. Comunque ci sono un sacco di gas praticamente alzando una porta, quindi è tranquillo. La gas station, stessa cosa, sì, ci sta. Però, diciamo, l'impianto di trattamento dell'acqua più che altro sta un casino, perché con un po' di fortuna ci potete trovare tranquillamente anche più casse militari in una run. Ora, a parte questo, tocca urgentemente trovare un sasso. Mi rendo conto che sembra incredibile, ma altrimenti non possiamo chiudere. Più che altro che è tutto in legno, quindi insomma. Ecco, tipo là davanti ce n'è uno. Là sopra c'è la cassetta militare, però. Facciamo che recuperiamo un attimo prima la cassetta e poi andiamo al sasso. Non si sa mai che troviamo un semiautomatico là dentro. Non esce che non esce, però se esce. Questa è stata raidata, endgame. C'è anche il cinghialozzo che cammina, quello lì ci serve per fare raffineria. Scusate, la fornace. Altrimenti non si può cuocere il metallo, no? Cassettina, cassettina, dimmi che c'è qualcosa di bello. Tu da Azmat, sì. Grazie. Mamma mia, stava a volare sotto. È un cinghialozzo immortale, tipo. Ma che cavolo? Ok. Di solito bastano tre frecce. Cavolo, lì c'è un casino. Cioè, un casino. Sono due sassi, però attualmente è molto più di quello che ci abbiamo. E comunque, lasciate fare.
Tocca fa soltanto attenzione, che qui non so se è zona di spawn oppure no. Allora, ci serve piano di costruzione, martello, il letto, la porta, indubbiamente. Cavolo, non ci abbiamo niente di legno, veramente. Tocca fare un attimo un po' di legno al volo. Non si vede un cavolo. Ole, già. Ma sento un attimo più tranquillo. Non vedo un cavolo. Facciamoci un attimo un focherello da campo. Altrimenti qua veramente non si vede nulla. Ora abbiamo posto sia per fare la workbench tier 1, che comunque è meglio di nulla. Per le fornaci e per il letto. Poi praticamente qua dentro ci possono entrare fino a 4 casse, più qualcuna piccolina, quindi va bene anche così. Allora, questo si piazza qui. Già c'è il legno un pochettino, fantastico. Almeno così vediamo qualcosa e si può anche upgrade con calma. Le mura dovrebbero essere tutte messe bene, spero. L'infisso qui in legno per il momento cambia nulla. No, in realtà un po' di pietra ce l'abbiamo, quindi a sto punto, scusate un attimo. Piuttosto che fa a tier 1, preferisco upgrade un attimo questo qui. Almeno possiamo stare un attimo tranquilli. O comunque, quella è la speranza. A parte questo, mi raccomando, se vi può piacere come serie, lasciate un bel mi piace e un bel commento. Così ce la continuiamo. Per il momento ci lasciamo un po' di roba qua dentro. Magari sta carne si potrebbe anche cuocere. Facciamo che la lascio così. E nulla, direi che per il momento è tutto. Spero che comunque questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. E ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!